Buongiorno, allora oggi 4 dicembre, vi dico subito che oggi usciranno due video, questo qui e il secondo alle 18 e sarà un video sul paranormale in collaborazione con Italian Paranormal Research, un inglese fa sempre una grande figura, comunque questi sono i miei capelli al naturale, il mio ciuffo già si sta staccando, non ho parole, e il mio viso al naturale. Adesso mi devo dare una bella sistemata. Voglio cotonare un pochino i capelli, magari li faccio un po', cioè non lo so se lasciarli lisci o farli mossi, perché come avete visto anche dalle puntate del quizzone li sto facendo veramente passare le pene, li sto facendo passare le pene dell'inferno, perché li cotono sempre, gli metto la lacca e praticamente uso sempre il ferro e li sto maltrattando. Oggi ok, li vorrei lasciare un po' così, però una cotonatina piccolina almeno qui, perché vedete che mi si stacca. Si staccano i ciuffi e io odio questa cosa. Comunque sia, oggi andiamo insieme di Porto da Solara, che è praticamente una sorta più o meno di grandissima, grandissima esposizione solo ed esclusivamente di cose fighissime, super natalizie. Allora, non credo prenderò nulla perché anche una cosa così piccola costa tipo, non lo so, 20 euro, perché è veramente una cosa incredibile quel posto, però. Appunto, vi farò solamente vedere, guardare ma non toccare, più che altro guardare ma non comprare. E poi stasera vi porto a mangiare la pizza. Mangiamo la pizza insieme, ovviamente con Massi e alcuni miei amici, viene anche Simone. Così diciamo che festeggiamo l'inizio di questo nuovo lavoro come conduttrice regionale. Sono ufficialmente una conduttrice regionale. Ancora non ci credo, ma io non so condurre in realtà. Poi grazie a tutti quelli che hanno visto. Sia, vabbè, le puntate perché siete del Lazio, vabbè, accendete la TV e ok, ma soprattutto a quelli che non sono del Lazio, del resto d'Italia, che sono andati sul sito di Canale 10, hanno visto proprio lo streaming, e anche a quelli che sono andati sull'applicazione per vedere sempre la puntata di streaming. Non so quando metteranno le puntate, non lo so. Comunque sia, sono molto contenta e alla fine ieri mi sono vista con l'audio e sono anche scesa sotto da tutti. Perché chi ha visto gli altri Vlogmas ha visto anche che sono sgattaiolata su perché mi vergognavo come una pazza. E niente, adesso mi do una bella sistemata, metto i trucchi sul tavolo, anzi vi faccio vedere quello che uso. Così vi lascio lo spavento al video delle 6 diretto. Non vedo l'ora di andare al mercatino. Comunque, ancora non so. Al mercatino, vabbè, insomma, all'esposizione natalizia. Ancora non so come mi devo vestire. Cioè, come mi devo vestire, come mi vorrei vestire. Sicuramente ho intenzione di mettermi qualcosa di rosso, ma non lo so. Se a livello di make-up o a livello di vestiti, tipo ovviamente c'è il cappotto rosso che posso utilizzare, e maglione rosso, però volevo mettermi anche pantaloni di copelle, che dite? Lo so, non mi potete rispondere. Devo ridare una lavata ai pennelli e lo so, oggi è mercoledì e sabato registro le puntate. Questo significa che io per sabato, dovendo registrare 6 puntate, mi devo preparare in pochissimo tempo 66 domande con le relative spiegazioni. Io pensavo di avere una settimana un pochino più tranquilla rispetto a quelle passate, invece mai, non è vero mai. Ditemi se anche a voi capita così, lo so, il lavoro di youtuber è molto diverso rispetto agli altri, nel senso che parlo soltanto a livello di turni, di orari, perché noi non abbiamo né turni né orari, lavoriamo anche festivi. Io almeno faccio così, lavoro fino a notte fonda e anche la domenica, eccetera, eccetera. E quindi non sto mai tranquilla, cioè non è che dopo un determinato orario io dico ok, non ho più niente da fare. No, c'è sempre qualcosa da fare per quanto mi riguarda. Sono una quasi 29enne molto credibile con queste orecchie da coniglio, vero? Credo che oggi mi arrivi anche il cosiddetto amico del mese e pensate che io tipo domani volevo proprio girare il video degli outfit invernali, nello stesso modo in cui ho girato l'altro, no?
Però no, a parte che sarei gonfia come un pallone e sembrerei di due tagli in più. Magari domani giro un altro video. E una cosa che adesso vi voglio far vedere tra poco, appena finisco di truccarmi, ho ordinato su AliExpress esattamente 2 mesi e mezzo fa e mi stanno arrivando tutte insieme, per fortuna, perché sapete che ci mette una vita. Mi sto organizzando, avevo quest'idea appunto da circa 3 mesi, poi mi sono decisa a fare video dove cuciniamo insieme in una mini cucina, cioè praticamente in una cucina delle bambole, ma a cucinare davvero. Cioè io ho ordinato veramente il fornelletto, quello in metallo, dove appunto ci si può cucinare. Oggi dovrebbero arrivarmi, se Dio vuole, le padelline, quelle sempre in metallo, così posso provare a fare, non lo so, un uovo, qualcosa. Cuciniamo un mini hamburger, un po' di bacon. Io sono molto... Allora, io sono, ok, quasi 29enne, ma sono una bambina dentro. Io non vedo l'ora di provare a fare questo video. Spero che arrivi tutto entro, non lo so, una settimana, così magari posso già fare il video. Calcolate che l'ora di pranzo è già passata, perché stamattina mi sono dedicata al lavoro, a livello di fatture, sempre cose varie e tutto quanto, quindi era inutile vloggare. E poi Massi è rimasto a casa perché non stava tanto bene, quindi sono stata un pochino con lui, mi sono fatta lo shampoo, insomma, cose un po' inutili per voi, noiose. Ieri ho provato per la prima volta la palette per il contouring di Demty. Sembra molto buona, adesso devo un attimo provarla, eccetera. Devo capire. Perché io, come vedete, sono solita fare prima il contouring in crema e poi ripasso, perché su di me sparisce tutto. Se è soltanto in polvere sparisce ogni cosa e quindi devo un attimo provare a vedere anche se la polvere è buona nonostante io non metta il coso in crema, lo stick. Oggi lo devo mettere per forza perché a parte che devo uscire anche a cena, per cui insomma voglio stare un pochino con il trucco che c'è, insomma. Il blush quando lo metto? Dopodomani. Ah, ho anche deciso che mi farò presto il tatuaggio alle sopracciglia perché mi sono veramente stufata di disegnarle male ogni mattina. Molto meglio, direi. Vi faccio vedere tutto quello che ho preso per fare il video della mini cucina e inizio subito con il frigorifero. Lo so, questa parte di video molti la percepiranno come una cavolata. Questo è il frigo. Mini frigo con gli scomparti, tac, però ovviamente servirà soltanto per abbellimento, così come la cucina, che è bellissima, faccio vedere, ancora con le parti incelofanate perché non l'ho proprio toccata. Se fra di voi c'è qualcuno appassionato di queste cose, perché comunque non ne parlo mai, me lo faccia sapere. Qui c'è la cappa, però questo naturalmente non è il forno dove cucineremo, ma il forno dove andremo a cucinare è questo qui, completamente, mi sembra o in metallo o in ghisa, comunque è adattissimo per cucinare. Qui dentro andrà messa una candela di modo che qui poi si riscaldi tutto e riusciremo a cucinare. Sono molto felice di questo acquisto. Questo l'ho cercato veramente tanto perché non riuscivo a trovarlo. Poi, giusto per abbellimento, tostapane, il portacoltelli. Non li vedete perché sono trasparenti, ma sono tazzine e piattini di plastica. Qui poi c'è tutto il corredo con brocca, insomma, ciotoline varie, vassoi. E questi dovrebbero essere di ceramica, se non sbaglio. Mini posate che non sono di metallo. Poi, vabbè, non lo vedete perché è coperto, però sono praticamente uova, queste qui. E poi sto aspettando le famose padelle in metallo, che praticamente sono la cosa principale per cucinare sopra questo fornelletto. L'outfit che indosserò oggi sarà composto da questi pantaloni di ecopelle che non sono proprio di materiale quello elasticizzato, ma sono proprio, come vedete, hanno l'aspetto dei jeans praticamente, con le tasche, la zip, bottone, esattamente come li volevo io, e sono parecchi aderenti. So che con il fatto del periodo del mese in arrivo
e del fatto che io in questo momento sono abbastanza gonfietta non siano proprio la soluzione ideale, però li volevo troppo mettere, cioè li ho tolti adesso dal cellophane perché appunto li ho presi sempre da quella pagina Instagram che vi metto qui. Poi, lo so, che devo fare? Io oggi devo mettere questo, per forza. È un maglioncino che ho preso su Rosgal e poi niente cappotto rosso, ma perché ho deciso di mettere il rossetto rosso, quindi troppo rosso non mi andava. Pellicciotto, ovviamente finto, nero, preso sempre dalla pagina dove ho preso questi bellissimi pantaloni. Adesso mi vesto perché sono in super ritardo e andiamo. Certo che trucco e parrucco fanno una magia. Ti piace il mio look? È super semplice, però sì, mi piace un sacco il fatto proprio di questo maglioncino. Mi sento molto natalizia, sì. A 29 anni quasi sono ancora una bambina dentro, ma ditemi chi non lo è, vi prego. Cioè, la cosa più bella secondo me è avere sì la maturità della propria età quando serve, perché nei miei video ovviamente la vedete tipo l'1% delle volte. Perché questo è un canale frivolo e vabbè, però è bellissimo essere bambini dentro. Adesso vi porto con me, però vloggerò col telefono. Non so se state notando, ma credo di sì, perché si vede insomma, che quando sto in casa cerco di vloggare con la videocamera, mentre quando sto fuori casa, per forza di cose, devo vloggare col telefono. Adesso andiamo perché siamo in ritardissimo. Villaggio di Natale, alla fine è un villaggio, non è un'esposizione. Avevo detto bene. Sì, no, villaggio di Natale lo chiamano. Ah, l'ultima volta ci siamo state dentro 2 ore. Questi sono tutti abeti. Questa è la parte iniziale. E vedete che è enorme. E il villaggio di Natale è a sinistra. Qui c'è anche il contatore di quanti giorni mancano a Natale. Solo 20. Oddio, mi sta prendendo l'ansia. Devo fare tutti i regali. Finto, ragazzi, sto sclerando, scusate, ma è tutta una cosa bellissima. Dovete trovare un villaggio di Natale dove abitate, andarci, sclerare e tornare a casa. Poi ne ho trovato una cosa bellissima, la scarpetta di pattinaggio. Questo è il padre di Pingu, ragazzi, l'ho trovato, cioè è lui, è identico, tranne per il becco nero che in realtà nel cartone era arancione. Oh, il padre di Pingu. I fenicotteri qua dentro da qualche parte. Sì. Oddio, ragazzi, guardate, vi prego. Oddio, che bello se ci fossero delle. Ma sono ciabatte giganti. Ciabatta No. unica che ci metti il piede dentro. Cioè, tutti e due i piedi Ma è un maiale dentro. unicorno, non ci ho fatto caso. Questa nuova combo non l'ho mai vista. Guarda, ne ho trovati i candy cane veri.
Lo so che vedete pochissimo, però sono in macchina e è già buio fuori come previsto. Ho preso qualcosina, dopo a casa vi faccio vedere, però adesso vogliamo passare dai cinesi perché lì veramente i prezzi erano qualcosa di assurdo, veramente. Tipo c'era, se non sbaglio, un rametto di agrifoglio, 14 euro. Ho detto no, assolutamente no, però qualcosina a poco prezzo l'abbiamo trovata. Tornata a casa, adesso vi faccio vedere nel dettaglio il mio bottino. Comunque, per chi fosse curioso, questo è il negozio, il villaggio di Natale dove siamo stati. Questa è la via. Allora, ho preso... Allora, vabbè, dite quello che volete, ok? Ciabattine, qualche fiocchettino così giusto per... Questo paio di occhiali, ma soltanto per fare la foto la sera di Natale insieme a mia cognata, lei li ha presi uguali. Queste due civette come appendino, perché non so se lo sapete, ma dico sempre che Massi assomiglia a una civetta, la mia piccola civetta, quindi per forza dovevo prenderle. E dunque, da Solara questo è tutto. Poi sono passata dai cinesi e ho preso questo cappellino di Natale, perché cioè, l'ho preso soprattutto per mettermelo in puntata quando faremo la puntata del quizzone, che andrà in onda il 25, quindi l'ho preso. Dato che poi mi avete detto che quelle piantine lassù sulla mensola a destra non c'entrano nulla con le decorazioni, ho visto questa qui dai cinesi, con questi dettagli, questa pigna così, volevo sostituirla, tanto veniva 1,50 euro. E poi questi due fiocchi, vi ricordate che avevo detto che volevo mettere due fiocchi lì? Adesso vediamo. Cambio di tinta, cambio di look, perché mi sono cambiata anche sotto perché fa super super freddo, quindi ho messo anche il cappellino. Sono in macchina con Massi e stiamo correndo alla cena, perché se pensavo di avere almeno una mezz'ora, 40 minuti per iniziare a montare questo vlog, nemmeno per sogno. Infatti stiamo andando, perché tra un quarto d'ora dovremmo essere lì, ma non ce la faremo mai. E però io sto morendo di fame, tu? Simone! Primo ospite. Come va? Primo concorrente. Primo concorrente. Secondo concorrente. Terzo concorrente. Buonasera. Ilaria non si vuole far riprendere e quindi c'è Maria Elena e ci sono pure io, ovviamente. Buon appetito. Scusate un secondo che sistemo una cosa qua, proprio al volo. Ok. Allora, sapete che ore sono? Ve lo dico subito. Oddio, si è accesa pure. Io manco lo sapevo. L'ora è 18, è tardissimo. Pensavamo di fare molto prima, però non so se avete visto, perché poi il telefono mi si è spento. Siamo andati dopo la pizzeria in un pub e io ho preso il tiramisù, che non ho vloggato, però... era buonissimo. E comunque sia, sono stanchissima, mal di testa, mal di schiena, mal di gambe, ciclo, tutto quello che insomma gira intorno, mi potete capire sicuramente. Il video alla fine non lo monto adesso perché sono veramente a pezzi, domani mattina sveglia presto, così lo monto. E poi vi volevo ricordare che dopo questo video che state vedendo in questo momento, se l'avete visto appena uscito, oggi alle 6 e mezza, nuovo video paranormale, quindi tornate tra qualche ora. Basta, si vede che sono stanca, magari se mi strucco, ovviamente non ve lo farò vedere perché sennò fate gli incubi. Come ogni vlogmas vi voglio dire due cosine. La prima, grazie, perché anche se non ho fatto la stories, guardate il quizzone, ci vediamo alle 8:30, bla bla bla, mi avete taggato veramente veramente in tanti. Domani mi metto a vedere tutti i vostri messaggi, tutte le vostre stories dove vi mettete taggato, perché sono a pezzi, lo ripeto. Seconda cosa, volevo salutare, non ti ho chiesto il nome, ma c'è questa ragazza carinissima e dolcissima che oggi da Solara all'entrata praticamente mi ha riconosciuta, ci siamo fatto una foto, è stata dolcissima, quindi grazie, sono stata molto contenta. E basta, detto questo vi saluto, perché non vedo l'ora di buttarmi nel letto, di struccarmi, di farmi lo scignone, il cipollone e di togliermi questi leggings super stretti. Ne sono veramente stufata. E ci vediamo al prossimo vlog. Anzi, ci vediamo alle 6 di questo pomeriggio.
Ciao!